Ciao a tutti ragazzi, sono Archio, benvenuti in questo nuovissimo video. Prima di iniziare volevo ringraziare il caro Burron per avermi suggerito appunto del video dei 50 iscritti e caro Peppino per avermi aiutato a trovare l'ispirazione su come appunto basarlo. Bene ragazzi, video di oggi parleremo di 5 erbivori che spero aggiungano in Jurassic World Evolution 2. Vi ricordo che i primi due sono ovviamente erbivori che abbiamo già visto nel gioco precedente. E in questo caso appunto ne abbiamo due davvero molto simpatici, anche se penso che uno lo aggiungano di sicuro, l'altro ne dubito un po'. E gli altri sono tutti erbivori molto interessanti. Spero che appunto apprezziate questa mia lista e andiamola a vedere. Bene, il primo sulla lista, ovvero il numero 5, è il Crichtonsaurus, che è praticamente un tipo di dinosauro anchilosauride, scusatemi, che presenta il nome dell'autore Michael Crichton, che è praticamente lo scrittore dei libri di Jurassic Park, che vi consiglio di leggere perché a differenza dei film c'hanno un poco di aspetti più crudi e ci sono appunto delle parti che vengono tagliate ovviamente, e la mancanza di tratti unici nel suo olotipo suggerisce che potrebbe non essere un genere distinto. Era già presente nel gioco precedente ma solo come dinosauro acquistabile nella Deluxe Edition, che appunto quando uscì il gioco uscì pure la Deluxe Edition, che ovviamente io ho comprato perché ovviamente che fai non la compri, che praticamente aggiungeva altri dinosauri, se non sbaglio 5, tra cui anche il Sugomimo che avevo visto nell'episodio precedente. Mi sono dimenticato di mettere questa cosa. E praticamente un dinosauro appunto che è molto interessante, e anche se assomiglia molto all'anchilosauro, comunque darebbe un po' di varietà al genere degli anchilosauridi che saranno presenti in game. E a vedere il secondo, che è appunto, anzi il quarto, che sarebbe Diplodocus, che è praticamente uno dei dinosauri più lunghi conosciuti, segue la tipica forma sauropode di collo e coda lunga, con quattro zampe robuste. Il suo nome significa doppio fascio, e riferimento alle sue osse, chevron, penso che è chevron, sì, chevron, penso, che appunto sono delle ossa presenti nei rettili, a doppio fascio sulla coda. Anche se classicamente illustrato con una posa verticale, come diciamo il brachiosauro, è oramai accettato che mantenevano il collo basso e dritto in equilibrio con le loro code, perché appunto se no c'era uno squilibrio esagerato, dato che era una coda lunghissima. È presente nel gioco precedente, in Jurassic Park 3 Park Builder, come molti dinosauri di questa lista, praticamente quasi tutti, e nelle app Jurassic World Game e Jurassic World Alive. Doveva essere anche presente in Jurassic Park Operation Genesis, ma non fu più aggiunto. Questo dinosauro spero ritorni, perché siccome si sa che usava la coda per difendersi come una specie di frusta, e sappiamo che il T-Rex oramai può attaccare anche per esempio il brachiosauro, sarebbe molto interessante vederlo in azione contro un carnivoro tipo un allosauro o altri dinosauri del genere. Quindi speriamo appunto l'aggiungano con questa meccanica. Per il numero 3 abbiamo il Pachydinosaurus, che praticamente il suo nome significa lucertola dal naso spesso, come si vede da questo bel nasone che c'ha. È un genere estinto di dinosauro ceratopsio chentrosaurino ed è vissuto nel Cretaceo superiore in diversi siti dell'Alberta e dell'Alaska, ovvero in Nord America, e che avrebbe anche senso se ci pensate con l'ambiente in cui ci troveremo nel gioco nuovo, siccome appunto sarà tutta America, Nord America principalmente, ed è presente in Jurassic Park 3 Park Builder ovviamente, e nelle app Jurassic Park Builder e Jurassic World Game. In Jurassic World Fallen Kingdom, anche se non si vede direttamente, doveva essere presente su Isla Nublar, e appunto si viene poi a sapere nel documento, che non mi ricordo se non sbaglio, c'era appunto questo documento, che comunque fu catturato, anche se appunto non si vede direttamente nel film. Ed è uno appunto dei dinosauri, penso preferiti di molti amanti dei ceratopsidi, siccome è molto particolare per queste strutture ossea, queste corna molto, molto schiacciate. E l'immagine che vedete di sottofondo in realtà viene da un altro gioco, se non sbaglio Prehistoric Kingdom si chiama, che è sempre un gioco che è simile a Jurassic World Evolution, siccome bisogna costruire un parco e mantenere dinosauri e anche altre specie preistoriche. Quindi se vi interessa ragazzi, dateci un'occhiata. Io volevo pure giocarmelo, ma non ho avuto l'occasione. Se non sbaglio, adesso è in alfa e appunto penso si possa già giocare. Nel secondo dinosauro sulla nostra lista è il Weurosaurus, che appunto il suo nome significa lucertola di Weuro. È un genere estinto di dinosauro ornitischio stegosauride, ovviamente si vede, ed è vissuto nel Cretaceo inferiore in Cina e in Mongolia. È presente in Jurassic Park 3 Park Builder, Jurassic World Game, Jurassic World Alive, e doveva essere anche presente in Jurassic Park Operation Genesis, ma venne tagliato fuori dal gioco insieme a molti altri dinosauri, che appunto
purtroppo durante lo sviluppo non tutti i dinosauri sono riusciti a uscire in quel fantastico gioco che vi consiglio anche quello di recuperare, anche se molto vecchiotto e un po' si vede la sua età, ma è molto simpatico, è sempre un altro park builder appunto. E il modello che vedete sottofondo è preso da Bill Nguyen, che appunto l'ha creato come, se non sbaglio, omaggio per su Tycoon 2, dato che era presente anche in quel gioco. E questo dinosauro appunto potrebbe sostituire altri dinosauri già presenti nel gioco, come i Giant Spinosaurus, che secondo me era abbastanza inutile. L'unica cosa particolare che aveva erano quelle spine strane, non lo so, a me non piace, non lo mettevo mai. Questo per esempio invece mi piace molto di più, è più particolare perché a differenza degli altri stegosauri c'ha appunto le placche sulla schiena che hanno una forma molto molto ovale, insomma. E il primo dinosauro sulla nostra lista è particolarissimo, il Therizinosaurus, che praticamente il suo nome significa lucertola falce, e questo deriva dagli artigli come potete vedere qui, ed era un dinosauro teropode. Ragazzi, teropode è molto particolare, perché appunto di solito i teropodi sono carnivori, questo invece è erbivoro di grandi dimensioni. Questo era enorme, signori. Questo animale visse nel tardo periodo Cretaceo, e i fossili di questo animale furono ritrovati nel 1948 in Mongolia. Originariamente i primi resti fossili di questo dinosauro furono scambiati per resti fossili di una tartaruga gigante, forse perché appunto dalle zampe, non lo so mo perché di preciso, a parte poi si credeva pure che era carnivoro, siccome è anche un teropode, ed è menzionato in Jurassic World Evolution nel database dell'Indominus Rex, dato che una parte del suo DNA venne usata per creare l'ibrido. Infatti per questo mi sa che l'Indominus Rex ha quelle zampe molto affilate. È presente in The Lost World Jurassic Park per Game Gear, un gioco molto vecchio, Jurassic Park 3 Park Builder, oramai ve l'ho detto ci sono tutti, e in Jurassic World Game. Il disegno di sottofondo l'ho trovato appunto su internet ed è di Ivan Iofrida, penso si legga, che ha fatto altri disegni del genere, tutti sui dinosauri, molto simpatici, quindi se volete cercarli appunto penso basta digitare Ivan Iofrida. E niente ragazzi, questo dinosauro sarebbe davvero molto interessante da vedere in game, perché appunto, come per esempio un sauropode, mangerebbe dagli alberi, siccome è davvero molto 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 alto, e userebbe poi le sue zampe tipo anteriori per mantenere i rami. Sarebbe molto bello da vedere proprio l'animazione. Inoltre appunto con quegli artiglioni che c'ha davanti farebbe davvero un bel sedere a strisce a tutti i carnivori del gioco. Quindi spero che appunto lo aggiungano, anche se è particolare, siccome alla fine purtroppo in Jurassic World, diciamo proprio la serie, i dinosauri tendono a non avere le piume. Ora questa cosa diciamo sta cambiando, perché appunto in Jurassic World Dominion si vede che comunque ci sono dei dinosauri con le piume, ma comunque è un flashback del periodo appunto Cretaceo, credo sia. E infatti penso che nel gioco per esempio il Therizinosauro non avrà le sue piume, ma sarà tipo squamato, come squamoso, squamato, squamato mi piace di più come appunto gli altri dinosauri. Va bene, comunque non mi interessa più di tanto, però spero appunto ci mettano qualche colore simpatico, anche perché appunto, dato che diciamo abbiamo visto come funzionano le skin, in realtà questa è una cosa che spero per tutti i dinosauri, non solo per il Therizinosauro. E niente ragazzi, io penso che per oggi può bastare, e spero che questa lista vi sia piaciuta. Sotto nei commenti ditemi la vostra e qual è il vostro dinosauro preferito erbivoro. E niente ragazzi, noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao!